Ciao a tutti, benvenuti. Nel video di oggi andiamo insieme a vedere come riprodurre questo bellissimo punto. È un punto composto da 17 maglie e 10 ferri, quindi un multiplo di 17. È davvero molto bello, molto semplice e molto adatto per tantissimi progetti, sia dei maglioni che maglioncini, top, per qualsiasi cosa. Guardate, ha questo effetto tridimensionale, perché vedete è un po' di rilievo e un po' con i forellini, davvero molto molto bello e molto facile. Quindi iniziamo, rimanete con noi e vediamo come riprodurlo. Iniziamo. Abbiamo le nostre 36 maglie. Abbiamo avviato le nostre maglie e possiamo iniziare con la realizzazione del nostro motivo. Partiamo con il primo ferro. Andiamo a realizzare le prime due maglie a rovescio. Uno e due. Ora, quattro maglie a diritto. Uno, due, 3, 4, vedete, 7 maglie a rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 e ora 4 maglie a diritto. 1, 2, 3, 4. Vedete, questo è il nostro primo blocco di 17 maglie. Procediamo e concludiamo ferro sempre mantenendo la stessa divisione. Iniziamo. 2 maglie a rovescio, 4 maglie a diritto, 1, 2, 3 e 4. Ora 7 maglie a rovescio come abbiamo fatto prima. Quattro maglie a diritto, e dobbiamo concludere il ferro con 2 maglie a rovescio. Ed ecco, questa è la nostra base del nostro motivo, che viene appunto composto da 17 maglie per il motivo, in cui facciamo 2 maglie a rovescio, 4 a diritto, in mezzo 7 maglie a rovescio e 4 a diritto. Questo è un blocco di 17 maglie. Secondo ferro va fatto così come si presenta, quindi dovremo mantenere le maglie come si presentano. Prime maglie le andiamo a fare per il diritto, perché si presentano per il diritto, perché nel ferro precedente le abbiamo fatte a rovescio. Le maglie successive le andiamo a lavorare a rovescio, vedete? Subito dopo vediamo quelle per il diritto, quindi le lavoriamo per il diritto e così concludiamo tutto il ferro mantenendo il motivo come si presenta. Partiamo con il terzo ferro e andiamo a fare prima 2 maglie a rovescio, 1,
2. Subito dopo realizziamo un gettato, 3 maglie a diritto. Ora dobbiamo fare una cavalcata semplice. Che va fatta? Andiamo a prendere la maglia che si presenta sul ferro di sinistra e la spostiamo senza nessuna lavorazione sul ferro di destra. Maglia subito dopo va lavorata. Ora andiamo a riprendere, riagganciare la maglia che abbiamo appena spostato e facciamo a cavalcare la maglia appena lavorata. Così abbiamo fatto questa piccola diminuzione. Ora, anzi, abbiamo pareggiato i ferri perché prima abbiamo fatto gettato e ora abbiamo fatto a cavalcata. Ora andiamo a fare 5 maglie a rovescio, 1, 2, 3, 4, 5. E ora dobbiamo fare una diminuzione, quindi andiamo a unire insieme 2 maglie lavorandoli per il diritto. Quindi andiamo a prendere 2 maglie successive e facciamo una lavorazione per il diritto normale e ricaviamo da 2 maglie una sola. Ora facciamo, vedete che abbiamo fatto questa diminuzione direzionale verso destra. Facciamo 3 maglie a diritto, 1, 2, 3 e subito dopo facciamo un gettato. Così noi abbiamo fatto la prima parte, il primo blocco di 17 appunto. Qui abbiamo, diciamo, possiamo dire che è proprio il nostro motivo che è composto di 17 maglie. Ora nello stesso modo concludiamo tutto il ferro. Dopo aver fatto il nostro gettato dobbiamo praticamente ripartire dall'inizio del motivo, quindi con 2 maglie a rovescio, 1, 2, subito dopo un gettato, successive 3 maglie vanno lavorate per il diritto normale, quindi vedete che manteniamo anche il motivo come si presenta perché già possiamo vedere le base dopo 2 ferri, quindi facciamo il nostro motivo anche basandosi sui motivi che seguono. Quindi facciamo le nostre 3 maglie a diritto, una cavalcata semplice che andiamo, prima la spostiamo senza lavorare, maglia dopo, subito dopo si lavora per il diritto normale, andiamo a riagganciare la maglia appena spostata per accavalcare la maglia appena lavorata ed ecco abbiamo realizzato una cavalcata semplice. Le successive 5 maglie le andiamo a realizzare a rovescio, sempre, vedete, mantenendo anche il motivo. Ora dobbiamo fare una diminuzione, quindi andiamo a unire 2 maglie per il diritto, dando appunto anche la direzione al nostro motivo, quindi le andiamo a unire insieme facendo lavorazione per il diritto e abbiamo fatto una diminuzione. Subito dopo 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3 e un gettato e abbiamo concluso anche abbiamo concluso il nostro motivo per la seconda volta. Ora concludiamo il ferro con le maglie rimanenti. Ora il quarto ferro va lavorato nello stesso identico modo del secondo, quindi i nostri ferri numero pari vanno semplicemente lavorati senza nessuna modifica, senza nessun gettato, senza nessuna diminuzione, mantenendo il motivo come si presenta. Quindi vedete, ora andremo a fare prime 2 a diritto, poi quelli successivi a rovescio, quindi andiamo semplicemente a mantenere il motivo, anche quelli gettati li andremo a realizzare con la lavorazione a rovescio. Partiamo con il quinto ferro e andiamo a seguire anche un po' il motivo, quindi andiamo a fare prime 2 maglie a rovescio, 1, 2,
subito dopo una maglia a diritto. Un gettato, dopo aver fatto il diritto facciamo un gettato perché sempre andiamo anche, vedete, seguire, mantenere il nostro motivo. Subito dopo il gettato 3 maglie a diritto, 1, 2, 3. Dopo andiamo a fare una cavalcata, quindi andiamo a spostare, andiamo a elaborare la maglia dopo che si presenta, anche se a rovescio noi la lavoriamo per il diritto, riagganciamo la maglia appena spostata e facciamo questa cavalcata semplice. Subito dopo dobbiamo sempre mantenere il motivo e fare 3 maglie a rovescio. 1, 2 e 3. Subito dopo noi dobbiamo fare una diminuzione, quindi andiamo a unire 2 maglie insieme, 1, 2, e li andiamo a lavorare tutti e due per il diritto. Quindi vedete, da 2 ne realizziamo una con elaborazione per il diritto, questa semplice diminuzione. Poi facciamo altre 3 maglie a diritto. Sempre, vedete, manteniamo il nostro disegno come si presenta. Subito dopo un gettato perché ci ritroviamo appunto a livello dei gettati e una maglia a diritto. Questo è il nostro motivo. Guardate, vedete, questo è il nostro motivo composto da nostre 17 maglie, appunto. Ora procediamo così per tutto il ferro, mantenendo questa divisione, questo schema delle maglie. Quindi 2 maglie a rovescio, 1, 2, una maglia a diritto, un gettato, 3 maglie a diritto. Dobbiamo fare una cavalcata semplice, quindi rispostiamo e lavoriamo per il diritto e torniamo a riagganciarlo e a cavalcare la maglia appena elaborata. Subito dopo 3 maglie a rovescio. Vedete, anche intuitivo perché si presentano a rovescio. 1, 2, 3. Qui dobbiamo fare la nostra diminuzione per il diritto. Uniamo 2 maglie, ne ricaviamo solo una. Subito dopo dobbiamo fare 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3 e un gettato. Così concludiamo il nostro motivo. Le maglie rimanenti dobbiamo concludere a rovescio, 1 e 2. Ora il ferro numero 6 va fatto come il ferro numero 2 e 4, mantenendo il motivo. Ferro numero 7. Vedete, guardate, ormai possiamo anche un pochino seguire il motivo. Noi dobbiamo fare appunto le prime 2 maglie a rovescio, 1 e 2. Successive 2 maglie vanno fatte a diritto, 1, 2, un gettato perché noi andiamo sempre anche a realizzare i nostri forellini, quindi un gettato. Successive 3 maglie per il diritto, 1, 2, 3, come se fosse quella parte lì in mezzo che appunto andrà a realizzare il nostro motivo. Quindi le abbiamo fatti per il diritto. Ora una cavalcata semplice. Una maglia a rovescio. Ora dobbiamo fare una diminuzione, quindi andiamo a unire 2 maglie insieme, lavorandoli per il diritto. Ecco, vedete? Subito dopo andiamo a fare 3 maglie a diritto, 1 e 2 e 3. Ora un gettato e le maglie a diritto 2. Ecco, questo è il nostro motivo, vedete?
Ora dobbiamo rifare la stessa cosa anche per le maglie rimanenti. Ora il ferro numero 8 va fatto come i precedenti ferri pari, quindi andiamo a mantenere semplicemente il motivo come si presenta, anche i gettati vanno lavorati a rovescio. Partiamo con il ferro numero 9, andiamo a fare prime due maglie a rovescio, anche come si presentano, 2, subito dopo 3 maglie a diritto, 1, 2, 3, un gettato, 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3. Ora dobbiamo fare una doppia cavalcata, quindi molto simile a quelle che abbiamo appena fatto, ma con una particolarità. La maglia che c'è subito la spostiamo senza lavorare. La differenza della prima cavalcata semplice, per fare quella doppia noi dobbiamo unire insieme successive due maglie e lavorandoli a diritto, quindi da due maglie andiamo a realizzarne una e andiamo a cavalcarla con la maglia appena spostata ed ecco che abbiamo realizzato la cavalcata doppia cavalcata. Ora 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3, subito dopo un gettato e 3 maglie a diritto, 1, 2, 3, ed ecco che abbiamo fatto nono ferro del nostro motivo. Così dobbiamo procedere per tutto il ferro. Torniamo a rifarlo insieme, 2 maglie a rovescio, 1, 2, 3 maglie a diritto, 1, 2, 3, un gettato, 3 maglie a diritto, 1, 2, 3, subito dopo andiamo a fare di nuovo una doppia cavalcata, quindi spostiamo la maglia subito dopo che si presenta per il diritto, la spostiamo. Subito dopo due maglie insieme le lavoriamo come se fossero una, quindi facciamo questa diminuzione, vedete, di due maglie e le accavalchiamo con la maglia appena spostata. Subito dopo dobbiamo fare 3 maglie per il diritto, vedete, perché si presenta anche, perché dopo due ferri si riesce già a intuire e seguire il motivo che si presenta con le maglie che si presentano. Dopo 3 maglie abbiamo fatto il nostro solito gettato e andiamo a concludere con 3 maglie a diritto. E ultime due maglie del nostro ferro vanno fatte a rovescio perché sono la base poi del motivo che si riprenderà. Guardate, ora dicesimo ferro va fatto così come si presenta, mantenendo le maglie come si presentano e quelli gettati, ricordiamo che vanno lavorati a rovescio. Ecco, abbiamo fatto i nostri 10 ferri e abbiamo concluso il nostro motivo. Quindi ora andiamo a ripetere dal ferro numero 1 fino al ferro numero 10 perché appunto è il nostro motivo che va poi composto da 17 ferri. Ci vediamo quando ne abbiamo realizzati almeno altri 2 per vedere l'effetto. Ed eccoci qui, come vedete, così si presenta il progetto dopo averlo riprodotto altre 2 volte ed è davvero molto bello e molto spettacolare. Basta ripetere ogni volta appunto i nostri ferri. Speriamo che siamo riusciti a spiegare bene, se ci sono le domande poneteli pure. Grazie che siete rimasti con noi e ci vediamo con un nuovo video.